Allora, siamo con il dottor Parisi Asaro, che è il presidente della sezione di Partanna del Rotary Club, per questa conferenza sulla prevenzione, no? Prevenzione. In che cosa consiste questa prevenzione? O meglio, cosa si può fare per poter prevenire un eventuale sisma o i danni di un eventuale sisma? Intanto vi ringrazio per averci preso in considerazione. Diciamo che il Rotary Club di Partanna, appena costituitosi, ha abbracciato subito un'iniziativa del nostro distretto che appunto ci chiedeva di organizzare un evento, una conferenza sul tema del terremoto. Quindi, in occasione della ricorrenza del sisma del 68, abbiamo organizzato questa conferenza. Il problema nodale, appunto, il dottore Madonia, che è un nostro relatore di questa giornata, mi diceva che la prevedibilità del sisma da un punto di vista proprio geofisico è qualcosa che ancora è estremamente lontano da potersi verificare. Ovviamente oggi ci parleranno di tutta una serie di attività che si possono mettere in atto per poter ridurre al minimo i rischi e soprattutto i danni da eventi sismici. Proprio per questo abbiamo diciamo i vertici della Protezione Civile regionale che ci diranno qual è il nuovo approccio al rischio sismico. Adesso parliamo un po' delle attività del Rotary Club di Partanna. Cosa c'è in programma? Diciamo che il programma del Rotary Club di Partanna, essendosi appena, il club appena costituito, è nostra intenzione svolgere tutta una serie di attività sul territorio. Quindi un occhio al territorio, un occhio al Rotary International facendo della raccolta fondi. Abbiamo in mente di fare un corso BLSD, quindi per l'abilitazione all'uso di un defibrillatore cardiaco. Vogliamo fare qualcosa per i nostri ragazzi della casa famiglia qui di Partanna, Renda Ferrari, e anche degli eventi che ci consentiranno una raccolta fondi per la Rotary Foundation. Questi, diciamo, tra gli eventi più imminenti. Com'è il raccordo con gli altri Rotary Club della zona? Ma diciamo che il Rotary Club è uno, quindi non può che essere ottimo il rapporto. Noi siamo una gemmazione del Rotary Club di Castelvetrano, che è il nostro club padrino. La nascita del Rotary Club è sicuramente in un momento di un nuovo Rotary Club, sicuramente in un momento di crisi dell'associazionismo, da qualcuno potrebbe essere visto con un certo scetticismo. È evidente che presenta sicuramente delle difficoltà, però diciamo che ho riscontrato molto entusiasmo. Partanna, quanti siete soci? Attualmente siamo 21 i soci da quando ci siamo costituiti. Io ovviamente provengo dal Rotary Club di Castelvetrano, mentre gli altri sono tutti nuovi soci, tutti di Partanna, quindi direi che un buon traguardo come punto di partenza. Ok, ringraziamo il dottore Parisi. Grazie a voi. Allora, Sindaco Catania, 49esimo anniversario della ricorrenza del sisma, che cosa si è fatto in quest'ultimo periodo? Ma guardi, questo ultimo periodo è stato contraddistinto semplicemente da un'attività di tessitura con i rapporti istituzionali, con la Commissione 13ª del Senato, perché sentivamo l'esigenza e il bisogno di riacquistare, qualora ce ne fosse stato bisogno, una sorta di credibilità agli occhi di chi magari è lontano dalla questione bellice, per cui a seguito di una mia audizione in Senato abbiamo proprio sollecitato la Commissione, il Presidente del Senato Grasso, a inviare in visita ispettiva alla Commissione stessa sul territorio perché questo potesse servire ad avere tutti quanti un'idea, la consapevolezza complessiva di quella che è oggi ancora la questione del Belice. Diciamo che questo lavoro propedeutico, assieme anche ad altre attività, parlo della formazione del GAL, quindi che è uno strumento giuridicamente valido per poter come dire, supportare l'attività sia di chiusura della ricostruzione che di rilancio economico del territorio, tutte queste attività hanno fatto sì che ad oggi finalmente possiamo ripartire a fare un ragionamento con lo Stato rispetto a quelle che sono le legittime esigenze. Tutto questo ovviamente tenendo presente che ci sono delle difficoltà, non soltanto da un punto di vista di carattere finanziario, ma di emergenze che purtroppo, ahimè, hanno investito
altre comunità, i nostri fratelli dell'Italia centrale, quindi abbiamo anche la consapevolezza che c'è un'emergenza in atto, più di un'emergenza in atto. Questo è il lavoro che noi abbiamo fatto, tant'è che le manifestazioni sono proprio volte un po' a cercare un po' di dare la memoria attraverso le commemorazioni dei defunti e la commemorazione anche dell'evento catastrofico che abbiamo subito 49 anni fa, lanciando proprio messaggi anche di riflessione rispetto a questa attività che è in negativo per quanto ci riguarda, ma che vogliono essere esempi positivi per le altre comunità. Guardando anche un attimino a quella che poi è la realtà, quindi il convegno di stamattina ad esempio è un convegno che parla di un nuovo approccio al rischio sismico, perché non dimentichiamo, ahimè, e questo ogni tanto lo scordiamo tutti quanti, è quello, questo nostro territorio è un territorio ad alto rischio sismico, per cui ecco, guardare in prospettiva quella che è la realtà, a come affrontare nell'eventualità calamità di questo genere, oggi ci sembra doveroso farlo. Questo è appunto il 49esimo anniversario, il prossimo anno sarà il 50esimo anniversario, quindi mi sembra che ci sia un po' di movimento da parte dei sindaci per diciamo, cercare il prossimo anno di fare qualcosa di più grande, perlomeno avere una maggiore pubblicità, no, di questo evento. Guardi, non è tanto un problema di pubblicità, o meglio lo è nella misura in cui abbiamo già da subito come coordinamento concordato di elaborare un concorso di idee che possa mettere tutti quanti, dico tutti quanti a 360 gradi, scuole, artisti, attività produttive, tutto quello che oggi rappresenta il bello della nostra terra, del nostro territorio, nelle condizioni di poter organizzare una serie di attività promozionali del territorio stesso, perché il 50esimo anno secondo noi è l'anno proprio del riscatto, è l'anno in cui occorre far vedere quanto questo popolo bellicino ha saputo fare nonostante il mancato aiuto dello Stato sulla propria schiena, lavorando duramente, e quanto c'è di bello nel nostro territorio. E quindi pensiamo che attraverso questo rilancio anche promozionale del Belice di toglierci questa cappa, no? che ogni tanto ci vogliono addossare rispetto a un popolo che piange sempre su se stesso, che invece non è così, e rispetto anche al fatto che possa veramente l'istituzione massima, il governo sulla quale va il peso di questa mancata ricostruzione, possa trovare la parola di chiusura definitiva per guardare in prospettiva e guardare più avanti. Ok, grazie. Allora, senatore Marinello, siamo al 49esimo anniversario del sisma del 68, che cosa si è fatto in quest'ultimo periodo? 49 anni dal sisma, evidentemente tanto è stato fatto, c'è ancora tanto da fare. La Commissione Senato Territorio e Ambiente, da me presieduta, ha approvato a maggioranza, purtroppo non si è riusciti ad avere all'unanimità, una risoluzione scritta tra l'altro bene, è approvata dalla Commissione Territorio e Ambiente, ma in ampia collaborazione col coordinamento dei sindaci della Valle del Belice e in particolare col Presidente Nicola Catania. Questa risoluzione sostanzialmente fotografa lo stato dell'arte ed individua le priorità. Questa è una risoluzione che impegna il governo ad proseguire alacremente verso quella che io chiamo soluzione della vertenza Belice, perché oggi il tema del Belice non è più una problematica, una delle tante problematiche, ma è una vera e propria vertenza da chiudere. E credo che noi dobbiamo spingere fortemente soprattutto la regione siciliana, perché la regione siciliana oggi rappresenta lo snodo per definire e chiudere questa vertenza in un rapporto non conflittuale, ma sicuramente di confronto e direi anche contrattuale con lo Stato italiano e in particolare col governo. Che attenzione c'è nei confronti del Belice? Diciamo, c'è una sensibilità proprio a questi problemi che abbiamo, che viviamo quotidianamente? Ma devo dire, ahimè, che non c'è grandissima attenzione, perché il tempo trascorso è enorme e il Belice ha una pesante eredità a causa di alcune malpratiche che in effetti ci sono state, ma soprattutto da alcune leggende che nel corso degli anni si sono amplificate, e quindi fuori da chi non conosce il territorio, da chi non conosce le problematiche, il Belice viene visto un po' come l'esempio, il paradigma del malaffare e della mala Italia, mentre non è assolutamente vero, non è stato assolutamente così.
e devo dire, ahimè, che oggi il Belice sconta una grande solitudine nel mondo della politica, perché tranne coloro i quali vivono il territorio e conoscono il territorio e le problematiche, anche tra i politici del Meridione, non mi riferisco quindi soltanto a quelli lontani da noi territorialmente, anche tra i politici siciliani c'è parecchia ignoranza e parecchia trascuratezza delle problematiche, e noi scontiamo anche questo. Quando si parla di Belice, i giornali nazionali, le grandi testate, dal Corriere della Sera al Sole 24 Ore, agli altri giornali, sia quelli più governativi a quelli anche d'opposizione, non tendono a minimizzare, se non addirittura a ridicolizzare la problematica. E quindi i politici, io l'ho scontato e lo sconto sulla mia pelle da tanti anni, che pongono questa tematica, vengono spesso messi in difficoltà da questa disinformazione imperante. Grazie senatore. Grazie. Allora, siamo con il senatore Bellafiore, lei è stato uno degli artefici delle battaglie maggiori proprio per il Belice, adesso sono trascorsi 49 anni, che idea si è fatta lei di questo Belice? Il Belice è una medaglia a due facce, dobbiamo dire, da un lato la faccia dell'impegno che c'è stato nel Belice, prima di tutto da parte della popolazione, delle civiche amministrazioni, delle forze sindacali, delle forze sociali in genere, nel portare avanti tutta una serie di iniziative, nel chiedere ai governi regionali e nazionali impegni per la ricostruzione e la rinascita. Dobbiamo dire che sul piano legislativo le pressioni che sono venute dal basso, dalla civica amministrazione, dalla popolazione, hanno consentito di avere avuto delle norme legislative che raccoglievano le richieste, le aspettative della Valle del Belice. Basta ricordare l'articolo 59 della legge 241 del 68, che prevede interventi da parte dello Stato, la Cassa del Mezzogiorno, il Ministero delle Partecipazioni, eccetera, interventi che dovevano creare 25.000 posti di lavoro stabile nella zona, perché noi fin dall'inizio abbiamo richiesto interventi finanziari per la ricostruzione, ma contemporaneamente interventi per la rinascita socio-economica della zona, per evitare, come purtroppo sta avvenendo, che costruite le case per mancanza di lavoro, soprattutto i nostri giovani erano costretti a lasciare qui il Belice, le loro famiglie, andare altrove. Dobbiamo dire che per la ricostruzione stentatamente alcuni finanziamenti episodici ci sono stati, per la rinascita socio-economica non c'è stato nessun intervento da parte del governo, nonostante che leggi approvate, strappate dai terremotati lo prevedevano. Ma dopo 49 anni però ci sono ancora, come ha detto lei già, per esempio il problema del lavoro è un problema serio, ma anche la ricostruzione non è attuata del tutto. Come mai questi ritardi? A cosa sono dovuti secondo il suo parere? Ma i ritardi nel Belice, il Belice è un caso emblematico del meridione del Mezzogiorno d'Italia. Abbiamo dall'Unità d'Italia ad oggi le due Italie, l'attenzione del governo. Se il terremoto è nel Friuli, una situazione equivalente a quella del Belice, si stanziano 18.000 miliardi per la ricostruzione e la rinascita, ristrutturare le fabbriche, creare fabbriche nuove, la nuova università, l'autostrada per Vienna, il centro di Europa e tutto quanto è necessario. 18.000 miliardi, ho una presenza massiccia anche di mezzi e di uomini da parte dello Stato. Se la stessa cosa capita nel Belice come è capitato anni prima, lo Stato disattento interviene con finanziamenti episodici in forma assistenziale. Quindi il caso del Belice è un caso proprio emblematico che dimostra il ritardo da parte dello Stato, il non volere intervenire equamente nel Mezzogiorno come interviene nel resto d'Italia. Un'ultima domanda, più che altro una curiosità, c'è questa dicotomia tra Belice e Belice, lei vedo che utilizza Belice, come mai? Si dice ultimamente che sia stato
come dire, questo nome sia stato appunto derivi dai giornalisti che poi sono scesi qua in Sicilia e hanno adottato il nome Belice, mentre in origine è Belice. Lei cosa ne pensa? Ma tradizionalmente noi abbiamo detto sempre Belice, non Belice. Questa è stata un'invenzione soprattutto di Corrao. Ora, dire qual è la terminologia adatta, l'accento a spostarlo su Belice o su Belice, è un fatto formale. La sostanza è che questo Belice ha fatto una serie, o Belice ha fatto una serie di battaglie, ha avuto risposte. Pensa che noi ci siamo attendati a Piazza Montecitorio per contrattare proprio questo intervento da prevedere nella legge per la rinascita del Belice, le tende ce l'abbiamo messo a Piazza Montecitorio. Ripeto, il Parlamento è intervenuto positivamente, il governo è disattento, quindi il problema non è quello dell'accento, se deve cadere su Belice o su Belice, è come ci atteggiamo, è come ci prepariamo, è come si preparano le civiche amministrazioni da qui a un anno, in occasione del 50° per presentare alle autorità di governo e possibilmente al Presidente della Repubblica, che per il quarantennio del Friuli è stato in Friuli nel maggio scorso, e speriamo che sarà presente, e ci sarà senz'altro Mattarella al 50° qui del Belice, come predisporre non solo una protesta, ma una proposta, un programma che finalmente faccia voltare le pagine al Belice. Direi che il decollo del Mezzogiorno, l'attenzione del Mezzogiorno, possa partire dal Belice, e quindi dobbiamo prepararci, atteggiarci da qui a un anno a predisporre tutto quello che è necessario, che in quell'incontro con l'autorità del governo e con il Presidente della Repubblica si va con una proposta pressante per ottenere qui nel Belice quello che fino ad oggi è stato al Belice negato. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Mimma Mari, prefetto del Rotary Club di Partanna. Vi do il benvenuto a questa conferenza dal tema protezione civile, nuovo approccio al rischio sismico. Do il benvenuto a tutti i relatori presenti a questo tavolo di lavori, in particolare saluto il presidente del Rotary Club Adriano Parisi Asaro, il sindaco di Partanna Nicolò Catania, il senatore Vito Bellafiore, Paolo Madonia, ricercatore dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia della sezione di Palermo, Calogero Foti, direttore generale Dipartimento di Protezione Civile Regione Sicilia, Pino Di Scrafani, coordinatore Volontari Rotari per la Protezione Civile, nonché presidente commissione Maxi Emergenze Ordine dei Medici di Palermo, il senatore Giuseppe Marinello, presidente della 13ª Commissione Permanente del Senato della Repubblica, e Salvatore Caradonna, assistente governatore Rotary distretto 2110 Sicilia e Malta. Adesso passo la parola al presidente Adriano Parisi Asaro per un suo intervento. Grazie a tutti. Grazie e buongiorno a tutti per essere intervenuti così numerosi a questa nostra iniziativa che un po' tiene a battesimo il Rotary Club di Partanna. Il Rotary Club di Partanna è un giovane Rotary Club, giovanissimo, ci siamo appena costituiti nel giugno scorso e abbiamo colto al volo la proposta che ci è arrivata dal nostro distretto in occasione appunto della ricorrenza del sisma del 68, poiché esiste un protocollo d'intesa tra la Protezione Civile Nazionale e l'Unione dei Distretti Rotari, a questo punto in ambito regionale tra il nostro distretto e la Protezione Civile, mi è stato proposto appunto di organizzare per conto del distretto qui a Partanna, che peraltro è il comune capofila dei comuni della Valle del Belice, questa giornata. L'approccio, il nuovo approccio al rischio sismico. I nostri relatori ci illustreranno ampiamente, partendo un po' da una testimonianza di quello che è stato il passato, come ad oggi ci si debba approcciare appunto a questa evenienza
della quale non si può fare a meno di tenerla in considerazione. Il terremoto non è un problema, il problema è quello che accade, perché l'evento sismico è ineluttabile nel momento in cui si presenta. Ciò che invece è importante, penso, sia attuare tutte quelle strategie per poter contenere al minimo il danno che potrebbe derivare da questo evento stesso. Io ringrazio tutti i relatori presenti per l'entusiasmo con il quale hanno aderito alla nostra richiesta. Un ringraziamento, consentitemelo, particolare al nostro sindaco Nicola Catania per avere gomito a gomito con me organizzato questa giornata con l'entusiasmo che ormai conosciamo, lo contraddistingue. Io ringrazio tutti voi, ringrazio i relatori e passo la parola al sindaco. Mi alzo. Ma buongiorno a tutti intanto, io ringrazio tutti voi per la presenza e non c'è dubbio che un ringraziamento va fatto a Rotary Club di Partanna per questa attività di collaborazione già instaurata peraltro per altre attività, ma oggi si cimentava rispetto a quelli che sono protocolli a cui Adriano prima ha fatto riferimento in un'attività congiunta con l'amministrazione comunale relativamente a un avvenimento, un accadimento, una commemorazione sostanzialmente di un fatto storicamente ormai ben delineato e che ha segnato questo nostro territorio 49 anni fa. Qual è stato il pensiero che ci ha indotto un po' a valutare l'opportunità di creare un convegno in tal senso? Perché noi eravamo abituati, siamo stati abituati da sempre a creare tra il 14 e il 15 gennaio tutti quegli eventi, tutte quelle manifestazioni che miravano sostanzialmente un po' al ricordo per lasciare agli altri, per trasmettere alle giovani generazioni un momento anche di memoria e di ricordo di questo nostro territorio e di quello che qui è accaduto, un po' un momento di commemorazione sicuramente che va fatto ed è doveroso per le vittime di quella catastrofe, e eravamo attenti un po' a valutare tutte quelle che sono le attività politico-istituzionali per cercare di chiudere questa dolorosa, vergognosa, io oserei dire, pagina legata all'attività post-sisma della ricostruzione. Ci sfuggiva, a mio modo di vedere, il fatto che questo è un territorio che è ad alto rischio sismico. Ci sfuggiva sostanzialmente, di questo probabilmente ne abbiamo anche una colpa, ma l'abbiamo rivedata stamattina attraverso questo momento di incontro, riflettere su quelli che sono i nuovi approcci a questo rischio sismico, su quello che poi può capitare così. Da me non è che c'è un avviso, nonostante la tecnologia e lo studio sulla questione stia andando avanti in maniera voglio dire piuttosto importante. Ci sfuggiva quello che poi oggi serve a questo territorio, cioè dire quello di avere maggiore contezza rispetto a accadimenti di quel genere che possono ancora verificarsi su questo nostro territorio, spero Dio mai. E quindi l'attività fatta nell'ambito della commemorazione è un'attività che guarda alla prospettiva, che guarda ad alcune cose. E penso che sia anche un modo intelligente per affrontare e per ricordare un po' quello che questa nostra terra ha subito 49 anni fa. Ovviamente c'è un punto di amarezza rispetto a quelle che sono state le ultime evoluzioni rispetto alle ultime evoluzioni di carattere politico-istituzionale, vorrei dire, rispetto a quella che è stata poi la richiesta che ancora arriva forte e pressante dal territorio stesso, rispetto a un atteggiamento assordante nel silenzio da parte dello Stato nazionale, ma di questo ne parleremo in altra sede, non mi pare che sia qui il momento. C'è una novità, e questa novità ci induce anche a pensare che questo convegno va nella direzione giusta. La novità sulla quale noi vogliamo ripartire è quella di una verifica puntuale che è stata fatta qui sul territorio a seguito di una mia audizione in Senato, per questo io ringrazio il Presidente della Commissione 13ª, il Senatore Giuseppe Marinello, che all'inizio dell'anno 2016, su pressione, su richiesta e su un suo interessamento diretto e personale che ormai noi valutiamo anno per anno essere produttivo a tutti gli effetti, questa audizione ha prodotto una sorta di curiosità, se così la possiamo definire,
Tant'è che la stessa commissione all'unanimità ha chiesto al presidente Grasso di avere l'affare assegnato sostanzialmente, si dice così tecnicamente, senatore. Quindi significa avere un incarico a fare una visita ispettiva e quindi abbiamo stimolato la commissione a venire sul territorio e a verificare di viso quella che era la condizione ancora che il Belice stesso prospettava o che denunciava alle istituzioni. Da quel momento c'è stata poi una risoluzione puntuale e puntualissima. Questa risoluzione ha fatto sì che oggi si possa ripartire attraverso un confronto politico istituzionale che parte proprio da un documento istituzionalmente valido che è fresco, che fa la fotografia attuale di questa nostra benedetta problematica, di questo nostro territorio che ancora serve di poche cose, ma servono per chiuderle, che sono quelle dell'infrastrutturazione, sono quelle anche dei diritti acquisiti e non solo, ma serve pure a questo punto creare tutte quelle attività che possano compensare quel mancato sviluppo economico a cui prima facevamo riferimento con il senatore Pettafiore, che era dal punto di vista normativo ben individuato, ma che non ha prodotto gli effetti desiderati, tant'è che l'emigrazione da lì in avanti partì in maniera dilagante. Perché faccio riferimento al documento? Perché quel documento, questa risoluzione, fa non soltanto il punto sulle problematiche e sulla mancanza della chiusura della ricostruzione, ma fa una cosa ancora molto più importante, fa una verifica sul territorio su quelle che sono le nuove esigenze del territorio stesso, provocate dall'incuria, provocate dal fatto che certe opere siano rimaste incompiute, provocate da situazioni di fatto che dopo 49 anni oggi si presentano essere quelle. Faccio un esempio su tutti. Il sindaco di Partanna, il sindaco di Salemi, il sindaco di Menfi oggi sono i più grandi immobiliaristi d'Italia. Cioè le case, fra virgolette, giuridicamente aree di risulta, ma sono case all'impiedi a tutti gli effetti, nei comuni a parziale trasferimento, oggi costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità che magari qualche anno fa ancora non si verificava, non si registrava o non si aveva quella sensibilità. E quindi questa novità che la Commissione ha da subito cristallizzato in quel documento, oggi parlo anche di Santa Margherita, lì le problematiche sono ancora di più legate ad altre attività, ma dico oggi, ecco, affrontare quelle che sono gli approcci assieme alla protezione civile locale, ai volontari locali e alla protezione civile regionale, affrontare quali possono essere i rischi che questi territori ancora corrono, proprio perché ad alto rischio sismico, ecco, quel documento, diciamo così, ci mette nella condizione anche di averlo ben individuato da un punto di vista proprio politico e istituzionale. E quindi questa è stata l'idea che ci ha spinto stamattina ad incontrarci qui e voglio ringraziare personalmente, a nome mio, a nome dell'amministrazione comunale, a nome del coordinamento dei sindaci, che ha valutato in un'ultima riunione fatta prima dell'anniversario, un paio di settimane fa, o l'anno nuovo, che le manifestazioni di commemorazione oggi si potessero svolgere senza quella attività di protesta che sostanzialmente le ha sempre contraddistinte, o qui o a Roma o altrove, perché siamo convinti che di aver lavorato bene, di aver creato gli strumenti necessari affinché le istituzioni, regione, la istituzione Stato possa oggi intervenire per chiuderla definitivamente. Siamo convinti che oltre agli strumenti c'è anche un momento di attenzione particolare, per cui abbiamo rimandato momenti di confronto e momenti di verifica su quelle che sono ancora le condizioni ad altri momenti, cioè a tavoli istituzionali che già sono in corso in via di definizione dal punto di vista proprio della calendarizzazione, perché siamo certi che nonostante le grandi difficoltà che in questo momento lo Stato sta affrontando, non dimentichiamo quello che sta capitando e non lo dimentichiamo affatto, anche perché noi stessi abbiamo prodotto attività anche di benefica rispetto di aiuto rispetto a queste popolazioni, non dimentichiamo quello che sta capitando, dicevo, nell'Italia centrale, quindi dobbiamo avere anche l'intelligenza, la parsimonia, in ogni caso anche la consapevolezza che c'è una grande difficoltà di emergenza in questo momento in Italia, e quindi nonostante tutto abbiamo ritenuto opportuno fare così attività di commemorazione, semplicemente pensando che il 50° anno, senatore, che parte da qui in avanti,
possa essere e debba essere l'anno della chiusura definitiva della questione Belice e possa essere anche l'anno del rilancio, perché parallelamente a questo abbiamo tutti quanti la necessità di mostrare all'esterno, con un'attività di promozione che durerà per circa un anno, quello che invece di buono si è fatto in questo territorio, quelle che sono le peculiarità in positivo di questo territorio, quelle che sono lo sviluppo, quelle che sono state oggi elemento di sviluppo e di rilancio del territorio stesso, sulla schiena dritta di questo popolo faticoso che è riuscito nonostante tutto a tirar fuori il meglio. Ecco, noi questa prospettiva o questo nostro modo di essere un territorio bello che si prospetta e che ha anche con le risorse naturali momento di rivalsa e di rilancio, questo noi lo prospetteremo nel corso di questo 50° anniversario per mostrare a tutti quanti quello che oggi rappresenta il Belice in termini positivi. E quindi con questo auspicio che io ringrazio tutti quanti per la presenza, ringrazio il Rotary Club per aver così quasi istintivamente collaborato nell'organizzazione di questo momento, e andrei direttamente sul merito della questione, perché mi sembra piuttosto interessante l'argomento che stamattina affronteremo in maniera puntuale e secondo anche quella che è una logica di scala rispetto alle competenze dei relatori qui presenti. Grazie ancora. A questo punto vi invito il senatore Bellafiore a portarci una testimonianza di quella che è stata la sua esperienza pluriennale, partendo da un ricordo del sisma di tanti anni fa e diciamo rapidamente facendo un excursus della sua attività. No, dico, se devo fare poi il moderatore, cominciamo a darci dei tempi, perché è interessante sentire tutti e sentire proprio nel merito, quindi diamoci dei tempi stretti, 5 minuti va bene per ciascuno, va bene, così facciamo un intervento poi di merito dentro la questione. La testimonianza di chi in quel momento ha affrontato l'emergenza, ecco, di quel momento è sicuramente una base di partenza per lavorare meglio questa mattina. Per parlare del Belice, sono trascorsi 49 anni, per fare un intervento a 660 gradi occorrerebbe un tempo illimitato. Io mi limiterò soltanto, perché ci devono essere tanti interventi, a fare alcune sottolineature e a dare, da quanto mio punto di vista, un'indicazione per quello che è opportuno fare da oggi al 50° anniversario, come dobbiamo prepararci a quello appuntamento. Invece dobbiamo dire che la popolazione del Belice, le civiche amministrazioni, le forze economiche, sociali, sindacali della zona, in un comitato unico che si è costituito, hanno portato avanti tutta una serie di iniziative fin dall'inizio per fare pressione, fare richieste, proteste sostenute dalla proposta però di cosa fare nel Belice. Abbiamo attenzionato il governo nazionale e regionale per poter intervenire adeguatamente per la ricostruzione e la rinascita del Belice. Cosa è avvenuto? Sul piano del ricepimento delle nostre richieste, il Parlamento sul piano legislativo ha risposto adeguatamente. Ricordo che questo è avvenuto dopo una serie di richieste pressanti, quando passò la legge, l'articolo 59 per la rinascita del Belice nella legge 241, i terremotati del Belice in 1500 eravamo a Roma e abbiamo messo le tende a piazza Montecitorio per trattare con il governo i contenuti della legge di ricostruzione e di rinascita del Belice. Sono state recepite a livello legislativo le nostre richieste. L'articolo 59 parla di interventi della Cassa del Mezzogiorno, il Ministero delle Partecipazioni, tutta una serie di enti, di grossi enti statali e regionali, per predisporre, prevedono un piano che il CIPE avrebbe dovuto approvare il 31 dicembre 1968, che ipotizzava 25.000 posti di lavoro stabile nel Belice. Diciamo che il Parlamento ha risposto su pressione e richieste. Abbiamo una legislazione che ha contenuti adeguati a quello che occorreva al Belice. Ricostruzione,
rinascita. Per quanto riguarda la ricostruzione avvenuta finanziariamente, a Goggi ancora sono aperte alcune richieste per chiudere definitivamente questa ricostruzione. Per quanto riguarda la rinascita, siamo all'anno zero. Dopo 49 anni non c'è un solo intervento da parte dello Stato che ipotizza la realizzazione di un intervento per un posto stabile di lavoro. Noi 25.000 proposte. Allora, credo che la battaglia, caro Sindaco, tu che sei il coordinatore, che da qui a un anno di preparazione per questo avvenimento del 50° anniversario, come hanno fatto i friulani nel 40° anniversario a maggio, c'è stato il nostro Presidente della Repubblica lì che ha dovuto dare atto tutto quello che era stato fatto, però nel Friuli una situazione equivalente al Belice hanno avuto 18.000 miliardi, il Belice solo 3.000 miliardi, ecco la differenza. Il Belice è parte del meridione d'Italia, quella parte abbandonata del nostro paese. L'Italia non può avere un sviluppo complessivo se cammina solo con una gamba sola, quella del nord. Il problema del mezzogiorno, del Belice, fare decollare l'economia del mezzogiorno significa dare un contributo significativo perché decolla l'economia dell'intero paese. Quello che chiediamo per noi ha questa rilevanza, significa un apporto per l'intero paese. Quindi in occasione del 50° anniversario, caro Sindaco, tu che sei il coordinatore, occorre predisporre, cominciare da domani, un'azione corale dove tutte le componenti, io plaudo al Rotary che ha voluto prendere questa iniziativa, diciamo che nella società ci sono sensibilità, ceti medi, attivi, nella società che vogliono dare un contributo. Dobbiamo vedere come tutte queste fatte metterle insieme in un comitato unitario. Non c'è dubbio che voi sindaci, e tu siete il Presidente, avete la veste legislativa, diciamo, si chiama, per poter portare avanti questa iniziativa. Noi abbiamo l'esigenza, caro Sindaco, non solo di chiudere con i finanziamenti adeguati la ricostruzione, ma di fare partire, di fare decollare la nostra economia. Ci sono paesi come Salaruta e Poggio Reale che hanno denezzato la popolazione, i nostri giovani sono fuori per mancanza di intervento. Se ciò è avvenuto nel Friuli, non vedo perché lo Stato non debba avere lo stesso impegno, dare gli stessi finanziamenti, approntare gli stessi impegni per quanto riguarda il Belice. Io credo che, ringraziando il Roder per questo invito, credo che al Sindaco di Partanna, che è il Presidente del Comitato, incombe l'obbligo da domani di iniziare un'azione per cui il 50° pensa l'appuntamento per un consuntivo, ma per un piano di rilancio per creare le condizioni per la rinascita della Valle del Belice. Credo che in modo particolare, sarebbero tante cose da dire, ma il tempo non lo consente. In modo particolare, io voglio ringraziare il Presidente della Commissione, il Senatore Marinello, che incontro per la seconda volta, per la sua disponibilità. E resta un fatto episodico se non ha il sostegno corale di tutta questa collettività. Noi dobbiamo fare in modo che nel 50°, con la presenza del Presidente della Repubblica, perché sei stato nel Friuli, sicuramente se lo invitiamo verrà nel Belice, ma dobbiamo prepararci a quell'appuntamento per consentire, concludo, al Belice quel decollo nell'interesse della popolazione, soprattutto dei giovani, che fino ad oggi non c'è stato. Grazie e buon lavoro, caro Presidente. Grazie Senatore, è sempre un piacere ascoltarla. Ne approfitto, dando adesso la parola al dottore Madonia, per non l'ho fatto nel mio discorso di introduzione, ma pensavamo proprio questo, abbiamo anzi deliberato sostanzialmente questo come coordinamento. Noi abbiamo intenzione di creare una cabina di regia che deve un po' guardare a tutti gli aspetti organizzativi e del 50° anniversario. Sulle questioni della rappresentanza e della presenza istituzionale posso dire che già il Presidente Mattarella ha ricevuto da tempo una richiesta ufficiale
per far sì che il 50° anniversario fosse qui sul territorio. Personalmente l'ho incontrato, anche se brevemente, già un paio di volte, non faccio altro che laddove mi capita ricordarglielo, lui mi assicura che sarà qui presente, però ovviamente dobbiamo seguire quelle che sono le attività istituzionali. Assieme al senatore Marinello abbiamo anche inoltrato una richiesta di incontro preventivamente per cercare di concordare con lui stesso quello che è, occorreva fare, qual era il pensiero del Presidente della Repubblica rispetto a questa cosa. Ieri, durante un'attività di commemorazione religiosa, anche il Vescovo di Mazara del Vallo, Monsignor Vocavero, ha accennato un interessamento particolare che si stava portando avanti. Non mi pronuncio, mi sto fermo ai rapporti che ho istituzionalmente dal punto di vista istituzionale, ma c'è un interesse a 360 gradi che riguarda proprio questa unità di intenti che su questo 50° tutti quanti dobbiamo applicare. Ho il piacere quindi di parlare, per entrare nel merito della questione della mattinata, di dare la parola al dottor Madonia, che è e fa parte dell'Istituto Nazionale di Geofisica per la regione siciliana. A lei la parola. Sì. Grazie, scusate se rimango seduto, ma devo usare il PC. Innanzitutto vorrei sentitamente ringraziare Rotary e il sindaco di Partanna per aver dato l'opportunità di essere qui oggi a rappresentare le attività svolte dal mio istituto, perché sebbene io sia di Palermo, a questo territorio sono particolarmente legato per ragioni di natura professionale, a cominciare dalla tesi di laurea che io ho svolto nel territorio di Santa Ninfa. Quindi per tutta la mia carriera professionale mi sono occupato e continuo a occuparmi di quelli che sono i temi legati all'assetto geologico e quindi anche alla gestione del rischio sismico di questo territorio. Vorrei partire proprio da quello che è stato l'evento del 1968, e questa che vedete proiettata è una, credo sia una delle prime volte che si vedano i sismogrammi originali che furono registrati a suo tempo in occasione del terremoto del 15 gennaio. Tenete conto che allora c'erano in Sicilia solamente due stazioni sismiche operative, una a Palermo, ma che era troppo vicina alle zone in cui venne localizzato il terremoto, e quindi in sostanza non riuscì a registrare nessun segnale utile, perché il segnale fu così forte che il pennino registratore andò a fondo scala. L'unica stazione ubicata in Sicilia che registrò l'evento fu quella di Messina. Quella che si vede qua sotto invece è la stazione di Roma Monteporzio Catone, che fu una delle altre stazioni insieme alle quali, utilizzando anche i dati provenienti da stazioni ubicate nell'area del Mediterraneo, si riuscì a determinare esattamente la localizzazione e la magnitudo di quel terremoto. Proprio questa assenza di stazioni sufficienti ha portato ancora oggi ad estremi dubbi su quello che è stato il meccanismo in base al quale si è sviluppato questo terremoto, se sia stato quindi un terremoto di tipo compressivo, ossia un terremoto che ha causato, cioè il cui movimento ha causato un raccorciamento della crosta terrestre con due porzioni che sono andate a sovrapporsi l'una sull'altra, oppure un evento di tipo trascorrente, cioè con un movimento orizzontale, lungo un piano orizzontale, lungo i bordi di questa faglia. Fu un evento di magnitudo 5.9, ubicato a 13 km di profondità, e venne preceduto il 14 gennaio e seguito da altre scosse di intensità quasi equivalenti. Per avere un'idea di quello che significa questa magnitudo, tenete conto che l'altro evento importante che ha interessato in tempi recenti la Sicilia, che è stato quello di settembre 2002, che è avvenuto lungo la faglia che sta nel basso Tirreno, quindi a largo delle coste, ha avuto una magnitudo 5.6. Quindi, diciamo, paragonabile. Non è stato l'unico evento importante nell'area, quella che vedete rappresentata qui in basso sono uno dei tempi di Selinunte, che in epoca storica ha subito gli effetti di altre forti scosse sismiche, quindi questo ci dà l'idea che questo territorio è un territorio che è soggetto ad un'attività sismica abbastanza costante nel tempo. Vi dico subito che questo abbastanza costante significa comunque che siamo in presenza di una zona in cui l'attività sì è presente ma con una bassa frequenza. Dal 1985 a oggi, da quando cioè esiste il database del nostro istituto che raccoglie tutti gli eventi registrati in Italia, si sono verificati in tutto 161 eventi in oltre 30 anni.
sono pochi. Per darvi un'idea, un'altra zona della Sicilia occidentale, come quella delle Madonie, dove nella zona di Pollina nel 1993 è stato un altro evento che ha causato rilevanti danni nei paesi del comprensorio, soprattutto settentrionale delle Madonie, nello stesso periodo questi eventi sono stati quasi 1200. Quindi significa che l'area del Belice è un'area in cui la sismicità è presente ma poco frequente. Questo che cosa comporta? Comporta ovviamente delle difficoltà nel studiarla, perché è chiaro che tutto quello che riguarda la gestione dell'attività sismica è fondamentalmente basato sulla statistica. Un numero così basso di eventi dà certamente delle difficoltà non di poco conto. Questo grafico vi fa anche vedere come si sviluppa l'attività sismica, dove voi vedete questi tratti di curva che tendono a diventare verticali, sono dei periodi durante i quali l'attività sismica si intensifica. Abbiamo avuto degli episodi nel 98, intorno al 2006 e intorno al 2012. In tempi recenti siamo di nuovo in un altro periodo in cui c'è stato un certo aumento della frequenza degli eventi sismici. Proprio alla fine del 2016 abbiamo avuto nell'area di Calatafimi alcuni eventi che sono stati avvertiti dalla popolazione, però se andiamo a guardare le magnitudo, la scala delle magnitudo, parliamo di eventi che non superano il 3,5, 3,6, quindi comunque infinitamente meno energetici di quello del 68. Anche l'ubicazione, qua tutti questi puntini colorati fanno vedere dove vanno a ubicarsi questi eventi sismici, riguarda tutta la zona della Sicilia occidentale, quindi a partire dalla zona del canale di Sicilia ad arrivare sino alla costa nord della Sicilia, quindi la zona di Castellammare. Ora facciamo un attimo un riferimento a quelle che sono state le attività di finanziamento della ricerca e dello sviluppo delle reti sismiche nella Sicilia occidentale. Obiettivamente non possiamo dire che le istituzioni sono state assenti, perché soprattutto negli anni recenti sono stati accordati diversi finanziamenti a livello sia europeo che nazionale che regionale, che hanno portato a investire alcuni milioni di euro nello sviluppo delle reti di monitoraggio nell'attività di ricerca. Diciamo, tra l'altro io mi occupo per la sezione di Palermo di un programma di ricerca che è finanziato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, che ha appunto la finalità di studiare quella che è la dinamica degli eventi sismici e lo studio di possibili diciamo precursori, che sono però ancora molto da verificare e da trovare nel futuro, di quello che riguarda l'attività sismica. Quindi devo dire, in questo quadro le istituzioni certamente non sono state assenti. Il livello di conoscenza del territorio, ecco, vediamo che cosa è cambiato dal 68 ad oggi, è profondamente migliorato. Innanzitutto degli strumenti di base come la cartografia geologica, e su questo ci torneremo. Questa linea blu che vedete, che parte da Capogranitola, attraversa Campobello di Mezzara, Castelvetrano e si ferma alle periferie di Partanna, è una delle faglie, quindi delle strutture che possono generare eventi sismici, che sono state individuate nel vostro territorio. Questa altra slide vi fa vedere che cosa è stato il potenziamento infrastrutturale. Vi ho detto prima, nel 68 c'erano due sole stazioni, queste che vedete sono tutte le stazioni sismiche oggi operative nella zona della Sicilia occidentale, quindi adesso noi abbiamo una rete che è perfettamente in grado di riuscire a localizzare e valutare l'intensità di qualsiasi evento che accade nella Sicilia. Non esistono solo le stazioni sismiche, la sezione di Palermo del mio istituto si occupa essenzialmente dello studio dei fluidi sotterranei, quindi delle acque di falda e dei fluidi profondi come messaggeri di quella che può essere l'attività tettonica. Il territorio della Sicilia, grazie a uno di questi programmi di finanziamento che è stato l'accordo programma quadro, è stato strumentato con tutta una serie di stazioni di monitoraggio dedicate proprio allo studio di possibili precursori. Ora, vi dicevo, vi do molto brevemente due risultati fondamentali di quelli che sono stati i due più recenti progetti di ricerca nella Sicilia occidentale. Questi sono i risultati di un progetto che è stato finanziato dal mio istituto e si è concluso nel 2015. Vi avevo fatto vedere prima dalla carta geologica quella faglia che attraversa Castelvetrano, insomma, parte da Capogranitola e si ferma vicino al territorio di Partanna. Se vedete in questa mappa vi accorgete che ci sono due colori completamente diversi da un lato e l'altro della faglia. Che cosa significa? Significa, questi sono dati ottenuti con il SAR, uno strumento topografico basato su una tecnologia satellitare, vi dice che il territorio ha un movimento verticale molto differente a
nord, ovest e a sud est rispetto a questa faglia, cioè siamo in presenza di una struttura che è attiva, in cui c'è attualmente movimento e che per il momento non genera sismicità, ma che potrebbe potenzialmente in un futuro generare attività sismica. Segni di questa attività si vedono nel passato, questi sono, se vedete questa frattura, questa è una frattura che interessa un manufatto stradale di età storica che si colloca nella periferia sud di Castelvetrano e che probabilmente è stato interessato da un evento sismico avvenuto nel passato e generato da quella stessa faglia che vi ho fatto vedere prima. Non dimentichiamoci che, a parte quelle che sono le lineazioni visibili a terra, la storia del canale di Sicilia è una storia che è legata all'attività geologica. L'isola Ferdinandea, che è stata messa qui appositamente per ricordare che esiste un'attività tettonica forte che riguarda anche la parte a mare. Questa che vedete in rosso è una sezione sismica che è stata tracciata a mare per ricostruire l'andamento del fondo marino e degli strati geologici sottostanti. E queste strutture che sono state individuate, che potrebbero sembrare dei vulcanetti, in realtà non sono dei vulcani, si chiamano hammock, che sono delle strutture sedimentarie, biocostruite un po' come, diciamo, in un clima diverso quello che avviene nelle barriere coralline, che si sviluppano dove? Dove c'è rilascio di gas dal sottosuolo. Questo disturbo del segnale che vedete qui e che si propaga pure nel fondo del mare sono bolle di gas che vengono liberate dal fondo del mare. Quindi ci troviamo in presenza di un territorio che sia nella sua parte terrestre che quella marina ha una fortissima dinamica geologica. Altri risultati che riguardano poi la sinergia che è necessaria per poter studiare efficientemente il territorio sono quelli che sono stati ottenuti da una collaborazione tra questo progetto finanziato dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e il programma di monitoraggio svolto dalla riserva naturale della Grotta di Santa Ninfa. La Grotta di Santa Ninfa e tutte le grotte presenti in questo territorio, che non è particolarmente ricco proprio grazie alla particolare abbondanza delle strutture tettoniche, vedete, questa è una pianta di una grotta che ha questo tipico andamento a gomito che noi abbiamo quando queste cavità si sviluppano lungo faglie e fratture, permette di accedere direttamente alle falde sotterranee che possono essere un ottimo veicolo per poter studiare un segno precursore di un terremoto. Perché? Perché la variazione del campo di sforzi che si ha prima, durante e dopo la generazione di un evento sismico può modificare la permeabilità delle rocce, quindi la capacità di farsi attraversare dall'acqua e quindi dare dei segnali di tipo fisico-chimico. Quello che è avvenuto è che durante questo studio noi avevamo appena installato, cioè una settimana prima, una delle stazioni nell'ambito di questo progetto di ricerca. L'8 ottobre del 2015 c'è stato un piccolo evento, magnitudo 1,5 a profondità 14 km, quindi significa registrabile solo da un apparato strumentale, ovviamente non minimamente avvertibile in superficie. Che cosa abbiamo visto? Non entro nei dettagli ovviamente di questa figura, voglio semplicemente farvi vedere queste due differenti curve, quella in verde e quella in rosso, danno un'idea di quello che è stata la perturbazione del segnale di temperatura di questa falda sotterranea a Santa Ninfa. La curva rossa si riferisce al periodo che è a cavallo dell'evento sismico, la curva verde nel periodo successivo. Come vedete c'è una caratteristica completamente diversa delle curve, che hanno una pendenza diversa. Questo per darvi un'idea di quelle che sono il tipo di attività che noi svolgiamo per cercare di rintracciare dei precursori di questa attività. Lo stesso altro risultato di rilevante importanza, le stazioni che sono state di ricerca geochimica che sono state implementate nel territorio durante il progetto Accordo Programma Quadro, e il cui lo studio dei segnali acquisiti viene ora proseguito nell'ambito del progetto finanziato dal DRPC. Questi sono i dati di temperatura sempre delle acque sotterranee della stazione Segesta, montata vicino alle terme di Alcamo. Come vedete, la curva verde vi fa vedere il numero dei terremoti, la sequenza sismica che ha interessato la zona della Sicilia occidentale tra il 2010 e il 2012 ha causato che cosa? Un abbassamento delle temperature medie di questa sorgente termale, perché è chiaro che questo campo di sforzi modifica le modalità di circolazione delle acque sotterranee, laddove noi abbiamo un mescolamento tra acque calde profonde e acque superficiali più fredde, possiamo vedere un segnale.
Questo è per darvi diciamo, due esempi abbastanza eclatanti di quelle che sono le tematiche di ricerca che vengono attualmente svolte dal nostro istituto per cercare di arrivare a questo obiettivo che è quello della possibile individuazione di precursori di un evento sismico. Quali sono queste criticità nel proseguimento delle attività? E con questo concludo per lasciare spazio agli altri relatori. È vero che sono stati sviluppati diversi programmi di potenziamento infrastrutturale, però purtroppo parallelamente non c'è mai stato un adeguamento delle risorse per il personale che deve lavorare a queste strutture. Quindi se abbiamo tanti più strumenti rispetto al passato, non abbiamo la quantità di persone sufficienti per studiare questi segnali e chiaramente questo poi limita l'utilizzo pratico che se ne possa fare. L'altro discorso, e questo è un parlo direttamente degli altri due punti, è quella della necessità di un supporto finanziario continuo nel tempo per mantenere in efficienza queste reti. Perché spesso che cosa accade? Si riescono ad avere finanziamenti per il potenziamento infrastrutturale, vengono messe in piedi delle reti che sono tecnologicamente all'avanguardia e perfettamente efficienti, ma se non c'è un finanziamento costante per la manutenzione di queste reti, ovviamente sono reti che sono destinate alla rapida obsolescenza. E quindi poi si assiste a quello che viene definito cannibalismo tecnologico, che è anche quello che riguarda, diciamo, in maniera molto più semplice anche le aziende che si occupano per esempio di gestire il trasporto urbano nelle grandi città. Si comprano 100 autobus e piano piano si cominciano a smontare gli autobus per tirare fuori i pezzi di ricambio per fare circolare i mezzi che ancora si riesce a mandare per strada. E piano piano, ovviamente, se non c'è un momento in cui vengono dati altri fondi, piano piano non ci sarà più un autobus che gira. Ecco, questo è un grosso rischio quando si fanno delle reti capillari all'avanguardia, che se non c'è questo supporto costante nel tempo, un qualche cosa che può essere importante è destinato poi al rapido disfacimento, cosa che non ci si può permettere perché gli investimenti in una zona come il Belice sono, dal punto di vista della ricerca, di lungo termine. Cioè noi con questa sismicità poco frequente possono esserci anche anni durante i quali non avviene nulla e quindi può sembrare che investire degli sforzi tecnici ed economici per tenere in piedi una rete di monitoraggio sia un investimento sbagliato, non è così, è quello che serve per essere pronti quando tra un anno, tra 10 anni, 300 anni mai ci sarà quell'evento che invece renderà necessario l'esistenza di questa rete tecnologica. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, dottore, è stato puntualissimo e una sintesi anche completo rispetto a quella che è la questione e l'attenzione che tutti dovremmo prestare a questa cosa. Io prima non l'ho salutato, lo faccio adesso, ma il rapporto quotidiano che abbiamo è tale che non mi ha fatto focalizzare per la presenza per gli altri. Saluto il sindaco di Santa Margherita Birici che è qui assieme a noi, l'attività del coordinamento in questo momento è dislocata in varie altre realtà, ho prima sentito il presidente Crocetta che è in ritardo sulla tabella di marcia, quindi abbiamo detto noi andiamo avanti, ma sicuramente se farà in tempo sarà qui presente. Ho il piacere di dare la parola invece al direttore generale della Protezione Civile Siciliana, il dottor Carlo Gerofoti, che della questione nel suo complesso del Belice è altamente informato e persona attiva da sempre per tutta una serie di attività che si sono portate avanti attraverso la protezione civile. Lo Stato, quando vuole interessare la regione sulle problematiche che riguardano il nostro territorio, lo fa attraverso il Dipartimento di Protezione Civile, quindi questa collaborazione è una collaborazione che dura già da tempo, gomito a gomito, con il coordinamento e con le altre istituzioni. E quindi anche se qui stamattina siamo per affrontare una problematica di carattere diverso, ma a lui, ve lo voglio dire pubblicamente, ha dato merito anche di sopportare e supportare l'attività pressante del coordinamento dei sindaci per varie altre attività, non ultimo gli ultimi finanziamenti che sono arrivati, e questo benedetto finanziamento che tendiamo ancora a sbloccare a seguito di un emendamento del senatore Marinello, abbiamo qui gli artefici, dei 10 milioni di euro relativamente allo smantellamento definitivo dell'amianto, che assieme alle altre cose e non è cosa da sottovalutare rispetto ai rischi della salute e per la salute che noi tutti ogni giorno abbiamo. Quindi ho il piacere della parola dal dottor Foti, la ringrazio intanto per essere qui presente, anche se ovviamente lavorando con dei telefonini capisco che ci sono momenti anche di rischio idrogeologico, mi arrivano i messaggi puntualmente, le do la parola per poter darci anche lei quelle che sono le attività della Protezione Civile Siciliana rispetto all'approccio a questo nuovo rischio sismico.
Grazie e un saluto a tutti. Oggi è una giornata interessante perché consente evidentemente un confronto con chi vive le problematiche sul territorio. Chi sta amministrando ora, all'epoca degli eventi, evidentemente era abbastanza piccolo e li ha vissuti in un modo sicuramente diverso. Ogni evento ha diversi aspetti che dovrebbero essere valutati, almeno dal mio punto di vista e quindi quello della Protezione Civile, che purtroppo li vive ed è impegnata in ogni loro superamento. All'epoca del 68 la Protezione Civile nemmeno esisteva. Nasce con il Beige, nasce successivamente nel 76 con il Fiuli, in effetti con Zamberletti, si rivela la sua necessità ancor di più con l'Irpinia nell'80, quando i ritardi nelle azioni di assistenza alla popolazione colpita dal terremoto furono realmente enormi. Parlare di rinascita mi viene difficile, devo dire, perché la rinascita da un punto di vista medico sembrerebbe insomma una cosa che uno sta lì lì per morire e lo ripiglia immediatamente. Sono passati 50 anni, le problematiche sono tante, parecchie di queste irrisolte. È vero, come diceva il senatore poc'anzi, che lo Stato non è stato molto vicino in termini di destinazione di risorse economiche, allo stesso modo di quanto fatto nel Friuli, direi anche di altre emergenze in genere. Però è vero che l'approccio è stato pure diverso, perché a me quello che mi preoccupa oggi, devo dirvi con molta franchezza, come bene è stato detto dal dottore Madonia poc'anzi, è questo: il terremoto può riaccadere? Questa zona è una zona sensibile, nel territorio della regione siciliana non è quella che per noi ha la maggiore delle preoccupazioni, perché la Sicilia sud-orientale e la zona del Messinese sono interessate da zone sicuramente più attive e più con aspetti di sisma di magnitudo ancora maggiori rispetto a questa, però non significa che le attenzioni per una zona che è interessata da probabilità elevate non debba essere evidentemente attenzionata. Dove sta il punto che mi preoccupa? È la tipologia di ricostruzione che è stata fatta, è il fatto che a mio avviso si è sprecato una costruzione per diventare un modello, è il problema è che chi ha costruito ha dimenticato o non ha considerato cosa fare realmente per rendere meno possibili gli effetti del terremoto. Perché parliamoci chiaramente, la problematica non è il terremoto, che è un evento assolutamente naturale, che accadrà, è accaduto ed è un fatto normale, come le frane, come tutto quello che attiene al mondo della natura e all'evoluzione geologica del territorio. Quindi il problema non è il terremoto, e il problema è quello che fa l'uomo per non sapere affrontare il terremoto. Perché gli effetti in altri paesi di un terremoto non sono così terribili e devastanti come quelli che sono accaduti in Italia, e gli ultimi recenti accadimenti lo dimostrano in modo assolutamente evidente. Certo, altri paesi non hanno la storia dell'Italia, però pensare che 400 chiese di valore inestimabile nella zona dell'Italia centrale si sono assolutamente perse perché non si è voluto far mettere da parte delle sovrintendenze, dei tiranti, che avrebbero sì
rovinato un pochino magari un qualcosa, ma non avrebbero consentito di perdere il bene architettonico che oggi non si può più ripigliare, perché con esso sono caduti tutti gli affreschi, tutti i disegni e tutto quello che era strettamente nell'opera. Beh, io c'è qualcosa che non capisco. Ma nell'istante in cui uno realizza un nuovo paese, perché purtroppo parecchi paesi sono stati ricostruiti nella zona del Belice, vedasi Poggioreale, vedasi Salaparuta, vedasi Gibellina, e non si è tenuto conto di un aspetto, che sono gli aspetti degli spazi. C'è una scienza che si chiama prossemica, che la dice lunga su quello che è la costruzione della società in funzione degli spazi. Da noi avevamo le piazze, avevamo le vie strette, piccole. Ora io non dico che si doveva ricostruire allo stesso modo perfettamente, perché è ovvio che le problematiche possono esserci, perché maggiori sono le distanze, minori sono i veicoli, però non è solo la larghezza stradale, e anche l'altezza dei fabbricati. E allora perché non puntare su una tipologia che comunque si fosse avvicinata al linguaggio, alla storia, alla tipologia strutturale, a tutto ciò che rappresentava per noi un ricordo che poteva essere ripresentato. Oggi parecchi di questi centri sono stravolti e nessuno si riconosce più, non si è riconosciuto più e quindi non si è potuto tramandare. E allora, noi abbiamo perso sicuramente una possibilità. C'è un termine che viene utilizzato all'interno della protezione civile, ma comunque anche in altri rami del mondo produttivo. Si chiama resilienza. La resilienza è una qualcosa alla quale noi dovremmo fare estremamente più attenzione, perché la possibilità di ripresa in termini addirittura migliori rispetto alla situazione antecedente all'accadimento di un evento. Quindi un evento paradossalmente potrebbe diventare il momento di un rilancio di una comunità, di un'economia, di un territorio. Questo noi l'abbiamo perso. Vedo però notevoli segnali, devo dire. Notevoli segnali dalle nuove generazioni che hanno intrapreso delle nuove attività. E questo mi lascia ben sperare. Cosa allora mi preoccupa, oltre il fatto che non si è utilizzato un evento per poter migliorare? Mi preoccupa che probabilmente, ed è questo quello che accompagna spesso i tanti eventi critici del nostro territorio, la perdita della conoscenza, la perdita della memoria, la perdita di atteggiamenti di salvaguardia che ogni singolo cittadino dovrebbe avere. Si diceva poc'anzi che si sono persi le speranze in ordine a 25.000 posti di lavoro che lo Stato avrebbe dovuto garantire. Io ritengo che forse è questo il punto vero dove noi dobbiamo combattere. Ma e quando parlo di combattere parlo del siciliano, che dovrebbe avere un maggiore orgoglio, che dovrebbe avere una maggiore capacità di azione. Io penso che non dobbiamo aspettarci allo Stato. Una volta che ne disse, non dire tu cosa lo Stato può fare per te, ma al contrario, di cosa puoi fare tu per lo Stato. Beh, noi abbiamo dimenticato che le comunità devono reagire sempre e comunque secondo uno schema che è quello di più interesse per la loro comunità. Sono loro che devono condizionare una serie di azioni, una serie di incisive iniziative. Però il popolo siciliano spesso è dimesso da questo punto di vista e si aspetta qualcosa che invece dovrebbe fare da sé. Ecco, io penso che noi dovremmo partire da questo, da una maggiore capacità di azione nostra e quindi di una maggiore proposizione.
poc'anzi parlavamo con il sindaco di Partanna di un aspetto, e ne parlavamo pure con il senatore Marinello. Accade un'emergenza, noi abbiamo una serie di criticità ordinarie sul territorio, cerchiamo di utilizzare l'emergenza accaduta per la risoluzione di problematiche che esistevano e che non sono strettamente correlate alla emergenza stessa. L'emergenza si differenzia in tre punti sostanzialmente: il prima, il durante e il dopo. Il prima, allora io vedo questo come un esame che tutti gli studenti nella loro vita hanno fatto. L'esame è il momento centrale e il durante si deve superare. Ma c'è il prima bisogna evidentemente studiare, bisogna prepararsi, bisogna capire come affrontare l'esame, e allora uno non solo studia la materia, ma studia anche il professore che gli deve fare l'esame, è sempre stato così. Perché? Perché c'è un modo e un atteggiamento che consente una relazione tra l'alunno e il professore che evidentemente deve essere ben interpretata. E quindi si studia la materia, si cerca di capire cosa fare. Poi c'è il momento dell'esame, che evidentemente è l'istante in cui avviene il confronto, che si deciderà se è stato positivo o negativo, con poi la promozione o la bocciatura. Poi c'è il post, e il post è cosa fare di questo esame, dimenticare tutto ciò che noi abbiamo conosciuto oppure invece utilizzarlo per poter migliorare la nostra vita. Bene, allora, in sintesi, noi dobbiamo chiederci a cosa serve la nostra vita, sembrerà un discorso quasi banale, troppo filosofico, però noi abbiamo dimenticato, e io dico l'uomo ha dimenticato il senso della vita. Noi siamo qui non semplicemente per avere un vantaggio, ma siamo qui perché siamo inseriti in una comunità che deve interamente crescere, perché se cresco io e non cresce la società non abbiamo ottenuto niente. Torniamo quindi all'emergenza. L'emergenza spesso diventa semplicemente una richiesta di risarcimento di danni e non funziona purtroppo così. Quando accade un evento calamitoso, appunto perché tale procura danni e non c'è modo di andarli a ripigliare, e non possiamo pensare che lo Stato, che non ha colpa del danno accaduto, debba andare a risarcire il danno. Quello che noi realmente dovremmo pensare quando accade un evento è l'immediata ripresa per poter consentire alla comunità di ritrovare nuove forze per riproporsi e riprodursi. E questo significa allora realmente mettere in piedi immediatamente tutti quegli interventi che servono per la ripresa di questa comunità. Tutto il resto deve essere, nell'eventualità si possa fare, perché dipende evidentemente dalle possibilità che lo Stato, la Regione, la comunità, l'amministrazione locale hanno in quell'istante, se possono essere fatte o meno. Questo è il mio punto di vista. E francamente penso di non sbagliare. Perché se io do la priorità a un risarcimento piuttosto che a tutte quelle azioni che invece mi possono consentire una ripresa della vita economica e produttiva di quella zona, non ho ottenuto niente. Ci sono comunità, e faccio subito un esempio, ma possiamo anche rimanere nella nostra zona, ma insomma, siccome già nel 97, quando esisteva la protezione civile, mi occupai, nacque veramente nel 98, però eravamo già lì sul nascere, mi occupai pure del famoso terremoto dell'Umbria, che rimase famoso perché forse fu il primo telematico, io dico, perché ci fu in diretta la morte di cinque tecnici della sovrintendenza che stavano facendo una ripresa nella chiesa di San Francesco, se ricordate, e quindi ebbe particolare scalpore. Fra questi centri colpiti ce n'era uno che si chiamava Nocera Umbra. Nocera Umbra era una zona ricchissima di fabbriche, di attività artigianali. La tardiva ripresa della viabilità e di tutta una serie di infrastrutturazioni assolutamente necessarie per questa comunità fece sì che le
aziende che operavano a Nocera, per non tardare ulteriormente, si trasferirono in altre zone e nella fattispecie cambiarono pure regione perché se ne andarono sulle Marche. Risultato, i cittadini che abitavano a Nocera per essere vicini al loro posto di lavoro, perché dovevano evidentemente lavorare, perché lavorare significava vivere, si trasferirono in risultati poveri. Le tasse non vennero pagate più a Nocera, ma vennero pagate negli altri centri. Le comunità quindi si impoverirono due volte, una perché persero i posti, due perché persero dei sostentamenti. Ecco, quello che è mancato nel Belice è stata l'interpretazione e lo scambio, a mio avviso, dei ruoli. Ora non sto qui a fare tutta una serie di indagini storiche, anche perché penso che oggi non sarebbe assolutamente probabile. Quello che io ritengo è che bene è stato esposto in vari periodi successivi dal coordinamento dei comuni, è stato quello che oggi io dico esiste realmente un buon quadro di iniziative necessarie. Io ritengo che forse debbano essere attualizzate, perché purtroppo queste cambiano in funzione di ciò che nel frattempo è stato fatto, però questa è sicuramente una base di partenza. Sono perfettamente convinto che oggi si può. Si diceva all'inizio, quando ci siamo incontrati, che ormai è tutto allo sfacelo. Io non credo che sia tutto allo sfacelo. Penso però che obiettivamente occorra che ciascuno di noi metta del suo per poter migliorare questa comunità. E quando dico questo, mi riferisco anche a ciò che ha detto il dottore Poganzi in ordine a tutta una serie di necessità che la comunità scientifica ha, perché l'analisi dei precursori del rischio significa poter fare partire immediatamente un livello di attenzione differente nei confronti dei cittadini, significa anche consentire la definizione di quei siti dove è meglio poter costruire perché piuttosto che altri presentano delle minori problematiche. Faccio in questo senso, posso dirvi che sta partendo, perché finalmente siamo riusciti a mettere in moto questa macchina, una campagna per la microzonazione della regione siciliana sino al terzo livello, praticamente coperta in modo quasi totale, e di questo in 3 anni io sono convinto che riusciremo a raggiungere gli obiettivi e farà sì che la regione siciliana diventi la prima regione che conoscerà con esattezza gli effetti di sito rispetto alle altre italiane. Questo è sicuramente un ottimo risultato. Ci siamo posti però il problema della manutenzione delle reti, ci siamo posti tutta una serie di altri aspetti che sono strettamente correlati, perché l'INGV è componente essenziale del sistema di protezione civile, però anche qui occorre definire meglio alcuni percorsi. Quello che a me preme oggi dire, e concludo, invece, che quello che deve andare avanti è il sistema di protezione civile. Sistema di protezione civile che trova sempre il suo principale fattore, purtroppo per i sindaci, all'interno della realtà locale, perché sono quelli che sono più presenti sul territorio, conoscono meglio e che quindi si devono interfacciare. E poi non dimentico mai il cittadino che deve assumere delle norme comportamentali rispettandole, cioè non può accadere, e faccio un esempio date le circostanze temporali in cui si è, noi la settimana scorsa eravamo in piena emergenza neve. Questa emergenza, io dico, è stata diffusa ampiamente attraverso tutti i media, ma quando dico ampiamente significa che ci siamo occupati quasi di telefonare singolarmente e di dire guardate che c'è un'ondata di maltempo che è particolare, dicendo pure dove questa doveva avvenire. Vorrei sapere perché il cittadino si doveva spostare dalla propria casa in una giornata assolutamente di maltempo per transitare in una via che sicuramente sarebbe stata interessata dalla neve senza avere un'accortezza minima, le catene, per poi richiedere i soccorsi. Ma i soccorsi non arrivano
per virtù dello Spirito Santo. Arrivano perché si muovono anche questi submezzi, che possono avere anche loro delle difficoltà. Allora, perché dire denuncerò alla Procura della Repubblica il mancato soccorso? Sei tu che ti devi denunziare, cittadino, perché hai comportato dei costi all'amministrazione che sono stati assolutamente inutili, perché se tu fossi stato a casa questi costi non li avresti avuti. Io ti devo assicurare un aspetto: tu stai male e hai diritto alla tua salute, e io ti devo assolutamente immediatamente trasportare al posto di soccorso, e quindi mi devo occupare di questo. Poi c'è tutto, insomma, un mondo. Se accade il terremoto, io mi domando, voi cittadini sapete come comportarvi? E quindi importanza del piano di protezione civile ed accorgimenti vari. Mi domando quanti di voi hanno pensato a fissare gli armadi delle proprie case a muro con dei tasselli. Sono i primi che ribaltano, e se ribaltano mentre io sto passando mi schiacciano. È stupido, ma questo non lo può fare l'amministrazione. Lo deve fare il cittadino, che deve diventare quindi parte attiva del sistema. E in questo senso mi piace ricordare, e li vedo in fondo sempre con le loro divise colorate, i volontari, che sono espressione della parte più generosa e più attiva del sistema. Professionali, impegnati, sempre pronti ad intervenire. Ecco, io vorrei che ogni cittadino diventasse volontario, perché darebbe un maggiore senso alla comunità. Non dobbiamo semplicemente lasciarci colpire allora quando accade un evento. Tutti quanti siamo stati pronti a dare qualcosa di noi appena abbiamo saputo del terremoto in centro Italia. Sono passati 15 giorni e il terremoto è stato dimenticato. È accaduto l'altro terremoto e quindi si è riattivata questa catena. Questo è un discorso che realmente deve cambiare, e dobbiamo capire che essere uomini significa essere partecipi della propria comunità, sempre e comunque. Grazie ingegnere per la presentazione. Saluto il sindaco Santa Margherita, che va ad accogliere il presidente della regione in un altro sito. E passo la parola subito a Sclafani per un suo intervento, per poi far chiudere ovviamente la mattinata al senatore Marinello. Siamo nei tempi, quindi vedremo di rispettarli. Sono le 12 esatte, quindi le do la parola. Io volevo ringraziare il Presidente anche per le sue esternazioni da un punto di vista proprio di carattere politico generale, perché ovviamente vive la vicenda, la vive a 360 gradi. Su quelle scelte e il rammarico ancora si focalizza. Il senatore Bellafiore prima lo ha ben evidenziato rispetto all'esperienza vissuta direttamente. Su quella scelta, o meglio quella non scelta, di far avviare da subito un'attività economica a supporto delle popolazioni colpite all'ora del sisma, che potesse evitare evidentemente quantomeno questa trasmigrazione, questo flusso di persone che andarono via, per cui oggi paradossalmente c'è un patrimonio immobiliare che è superiore a quello che è oggi le esigenze dello stesso. Comunque la discussione è lunga, ma lei l'ha ben focalizzata. Prego. Grazie per avermi dato la parola, e vorrei iniziare ringraziando il club di Partanna, perché ha accolto subito l'invito da parte del nostro distretto di organizzare questo evento, che è il primo evento di una collaborazione che parte da un protocollo di intesa tra i distretti Rotary di tutta Italia e la Protezione Civile Nazionale, che è cascato ovviamente, si è realizzato anche nella Regione Sicilia, tra il nostro distretto e il Dipartimento di Protezione Civile Regionale, qui rappresentato dall'ingegnere Foti. Questo è il primo evento che apre una serie di eventi che noi stiamo cercando di fare in collaborazione con la Protezione Civile Regionale, che ha un obiettivo che ha ben identificato adesso l'ingegnere Foti, che è quello di diffondere la cultura di protezione civile. Giustamente diceva, il primo operatore di protezione civile è il cittadino, quindi il Rotary si sta facendo un pochino promotore di questo messaggio all'interno del distretto stesso inizialmente, e poi ovviamente con i propri mezzi per diffonderlo nei territori di competenza dei rispettivi club e delle rispettive aree. Prossimamente sarà il 8 gennaio a Palermo, poi succederanno degli altri nelle varie altre aree del nostro distretto Rotary.
Detto questo, io vorrei entrare invece un pochino nell'altra mia competenza, che è quella della sanità. Cosa sta facendo la Regione Sicilia dal punto di vista sanitario per ciò che riguarda le maxi emergenze? Si è partito dall'esperienza dell'Abruzzo, dell'Aquila, dove si è visto che il sistema iniziale di soccorso sanitario è stato efficiente, ma c'è stata una criticità post-emergenza, perché poi tutti questi terremotati, una volta trasferitisi nei vari accampamenti, nelle varie tendopoli, guarda caso, venivano privati della loro assistenza sanitaria di base, avevano perso il loro medico di famiglia di riferimento, avevano perso la quotidianità dell'assistenza, chi gli misurasse la pressione, chi gli controllasse il diabete, chi gli facesse la terapia continuativa, ma soprattutto è successo che si perdeva un pochino quello che era la cartella clinica del paziente. È successo che un paziente veniva, dice, guarda, nella tendopoli in cui era accolto, dice, ok, io ho bisogno di quella pillola, ma quale? Quella gialla, quella rossa, quella, non si sapeva nulla. Da lì si è capito che c'era una criticità, da lì è nato un discorso con la Protezione Civile Nazionale che ha portato all'organizzazione di all'emanazione di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituiva i cosiddetti PAS, posti di assistenza sociosanitaria. Questo significa che nel momento in cui c'è un evento catastrofe per cui una serie di cittadini, un certo numero di cittadini viene accolto in una tendopoli, lì si viene a istituire un distretto sanitario con il medico di famiglia, il pediatra, l'assistenza sociale e quant'altro. Sistema che è stato già inaugurato nel terremoto di Amatrice, dove sono stati istituiti due PAS, uno della Misericordia e uno della Regione Lazio, che assieme a un terzo PAS che è nella Regione Puglia sono gli unici in questo momento operativi in tutta Italia. Cosa si sta facendo nella nostra Regione Sicilia? Si sta facendo un po' di più, perché si sta pensando ovviamente a creare una struttura sanitaria che possa essere pronta a gestire eventuali emergenze, oltre al sistema del volontariato che sappiamo benissimo che funziona alla grande. E la Federazione degli Ordini dei Medici della Regione Sicilia, sono tutti federati gli ordini dei medici della Regione Sicilia, capeggiata dall'ordine dei medici della provincia di Palermo, ha istituito un percorso assieme all'assessorato alla salute, al sistema e anche al 118 di formare quanto medici più possibile, quanto un numero di medici più possibile alla gestione delle maxi emergenze. Questo è un progetto che è partito adesso, se non ricordo male, nell'ottobre scorso. Da lì è partita tutta una serie di eventi formativi, uno è stato fatto a Palermo, un altro è stato fatto a Messina, il prossimo mese sarà fatto a Catania e poi di seguito in tutte le province della nostra regione, per formare quanto più medici al concetto della gestione delle maxi emergenze. Questo ha un duplice obiettivo: quello di creare una forza sanitaria che poi ovviamente sarà messa a disposizione del sistema di protezione civile, che su questo si discuterà fra non molto, uno. Due, quello di formare quanti più medici di medicina generale nel territorio affinché questi possano essere messi nella condizione di gestire la funzione 2 nei COC, nei centri operativi comunali. Perché sapete che dal punto di vista della gestione della funzione sanitaria nei comuni non è codificato chi ci possa essere. Allora la nostra intenzione della Protezione Civile Nazionale, colta anche ovviamente a livello dell'assessorato alla salute regionale, è quello di formare quanto più medici di famiglia nella gestione della maxi emergenza affinché questi possano essere cooptati nella funzione 2 nei centri operativi comunali nel caso in cui questo dovesse essere necessario. Cosa stiamo facendo noi? Ovviamente, in qualità di ordine medici, ci stiamo preoccupando di formarli. C'è stato già un evento, vari eventi a livello nazionale, nella regione Abruzzo all'Aquila, già nella regione Lazio se ne è stato fatto un altro ne stiamo pensando di organizzare nella prossima primavera, qua in Sicilia, pigliando dei medici di famiglia delle cosiddette zone a rischio e formandoli alla gestione in caso di maxi emergenza, della funzione 2. Nei centri operativi comunali, che ovviamente sono i primi ad essere istituiti in caso di qualche maxi emergenza. Questo è quello che un po' gli ordini dei medici siciliani si sono preoccupati di fare, ripeto, in collaborazione con l'assessorato alla salute,
con il 118 e con la protezione civile regionale, affinché ci sia un sistema di gestione delle maxi, della possibilità di gestire al meglio le maxi emergenze dal punto di vista sanitario quanto più capillarmente possibile. A questo si aggiunge anche un'altra iniziativa, che è il cosiddetto progetto Trinaghi. Cos'è il progetto Trinaghi? Il progetto Trinaghi è un progetto finanziato dal Ministero della Salute e in Regione Sicilia, già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal novembre scorso, che prevede la formazione nelle piccole isole e nelle zone cosiddette disagiate, quindi coloro che intendiamo come comuni disagiati, comuni che distano più di 60 minuti dal proprio vicino pronto soccorso. Tutto ciò prevede, ripeto, la formazione sia dei medici di medicina generale, dei pediatri, della continuità assistenziale, ma anche dei cittadini alla gestione delle emergenze in generale, sia che siano max, sia che non siano max ovviamente, supportati tutti da un sistema di telemedicina, in modo tale che nel caso in cui si rimanga isolati, cosa che come vedete può capitare, ci possa essere la possibilità di fare diagnosi a distanza attraverso un sistema di telemedicina. Questo già è un progetto che durerà 3 anni, è partito con una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso mese e su questo adesso noi stiamo ulteriormente lavorando dal punto di vista formativo, come sempre Federazione di Ordine dei Medici. Per cui io spero di essere stato assolutamente sintetico e così di aver dato il mio contributo, e ringrazio ulteriormente il Presidente del Rotary di Partanna che ha inaugurato questo ciclo di collaborazione con la Protezione Civile Regionale. Grazie, dottor Scavani, è stato sintetico e ha dato anche una idea di quella che poi deve essere, a nostro parere, questa collaborazione imprescindibile fra le istituzioni, l'ente locale e le altre istituzioni con l'associazionismo, a cui noi crediamo tantissimo, e proprio per questo questa collaborazione l'abbiamo auspicata e sta avviandosi anche in un percorso piuttosto produttivo, ma parlo anche di altri associazionismo che qui sul territorio, i volontari prima citati dal dottore Voti, ne sono un esempio di quello che può essere oggi un sistema completo che possa guardare a vari aspetti unicamente in maniera univoca rispetto alle esigenze che i territori oggi hanno. E ho il piacere di dare la parola al senatore Marinello, presidente della 13ª commissione territorio e ambiente del Senato. In anticipo ho anche dato in premessa quella che è stata un'attività per noi importantissima che ha rimesso in movimento, almeno da un punto di vista proprio giuridico, quella che è una condizione oggi attuale sulla quale riprendere le discussioni nei tavoli politici istituzionali, e avrà lui stesso anche modo di rappresentare il suo pensiero, che poi è anche il pensiero del governo, perché mi è arrivato un messaggio per che il senatore era stato delegato anche a portare dei saluti. Grazie. Innanzitutto buongiorno, ringrazio il Rotary Club di Partanna per questa iniziativa e ovviamente ringrazio Nicola Catania, che è sempre grande come ospite, ma soprattutto bene, è l'anima oggi del coordinamento dei sindaci della Valle del Belice. Io ovviamente non parlerò molto di Belice perché condivido e apprezzo il taglio che quest'anno hanno voluto dare i sindaci, cioè non il solito taglio rivendicativo, non il solito taglio che tendeva un po' a ricostruire lo stato dell'arte magari per ripartire, ma un momento e una pausa per poi lavorare alacremente, come giustamente ha suggerito il senatore Bellafiore, per far sì che questo 50esimo che andremo a celebrare il 14 e 15 gennaio del 2018 rappresenti un po' la parola, il punto finale, il punto d'arrivo di un percorso che comunque è stato lunghissimo, pieno di luci e di ombre. Però alcune cose ovviamente su Belice le devo dire, e le devo dire perché, senatore Bellafiore, il Belice ha un po' accompagnato tutta la mia esperienza politico-parlamentare sin dalla mia prima legislatura, e oggi sono la quarta, sin dal 2001.
essendo io un parlamentare di territorio fortemente legato al territorio, non mi sono mai voluto esimere dal dovere di rappresentare le istanze legittime, gli interessi di un territorio. E mi sono scontrato con una mentalità diffusa, una mentalità che non è soltanto, badate bene, una mentalità che riguarda alcune latitudini del paese, ma che oggi è estesa e diffusa in tutte le latitudini del paese. Noi abbiamo difficoltà, come ingegnere Foti, anche in Sicilia, a far comprendere le emergenze, talvolta, e talvolta invece anche le cronicità che esistono e che insistono nello stesso territorio siciliano. Spesso abbiamo una difficoltà, e me ne rendo conto, perché la civiltà e la nostra società si è incanalata, sempre di più si incanala verso una sorta, bene, non dico di barbarie, ma di egoismo prevalente, per cui ognuno pensa al proprio interesse, al proprio utile, e perde di vista l'interesse collettivo. Anche in questo ultimo episodio parlamentare, durante l'approvazione di un documento importante, di una risoluzione della 13ª Commissione che in un certo qual modo fotografasse la situazione del Bellice al 2016, consegnando una serie di impegni al governo, io mi sono dovuto scontrare, bene, con mille difficoltà, tant'è, cosa che ancora mi addolora e lo annovero tra i miei successi della vita parlamentare, la risoluzione è stata sì approvata a maggioranza ma non all'unanimità. Ci sono alcune forze politiche di opposizione che si sono sottratte e ahimè non sono state soltanto forze di opposizione tradizionalmente ostiche alla questione Belice, mi riferisco alla Lega Nord, ma anche forze di opposizione presenti sull'intero territorio nazionale che la questione Belice la conoscono benissimo. Questo la dice lunga sulle difficoltà che noi oggi abbiamo a rappresentare le questioni e le esigenze di un territorio, e a mio avviso, sindaco, il primo lavoro che dobbiamo fare sin dai primi giorni che seguiranno questo momento celebrativo è cercare di modulare il messaggio e l'approccio all'intera problematica. Chiudo sul Belice però dando alcuni piccoli flash. A mio avviso noi oggi abbiamo alcune emergenze. Le prime emergenze sono la ridefinizione della questione dal punto di vista territoriale, l'identificazione di nuovi strumenti finanziari nell'ambito della finanza pubblica, perché non è detto che tutto quello che deve essere fatto, che deve essere completato, può e deve essere individuato come risorsa nella legge straordinaria, nel finanziamento straordinario finalizzato. Ci sono centinaia di possibilità e in questo devo dire che siamo stati piuttosto ignavi e siamo in grande ritardo. Abbiamo perso, e questa è la colpa principale della regione siciliana, ma non di questa regione siciliana governata da Crocetta, che personalmente mi fa simpatia dal punto di vista umano ma che non apprezzo dal punto di vista politico, ma è una colpa atavica, perché il terremoto del Bellice, e lo dico in un territorio bene caratterizzato dai grandi storici latitanti della criminalità organizzata, io quando parlo di latitanti dico che è il primo grande latitante siciliano nella regione siciliana nella vertenza Bellice, perché la regione siciliana, a prescindere dall'ultimo presidente della regione, dall'ultimo governo, ha sempre avuto, ingegnere Foti, questa caratteristica di non volere assumere la cabina di regia in un rapporto non conflittuale ma contrattuale, al fine di individuare i termini della questione e al fine soprattutto di imprimere una velocità risolutiva alla questione. Noi abbiamo perso grandissime occasioni. Mi ricordo quando abbiamo lavorato in via parlamentare individuando il percorso definire, facendo accogliere al governo nazionale la tesi dell'accordo del programma quadro che potesse individuare la chiusura di tutte le questioni del Belice, almeno per quanto riguarda le questioni infrastrutturali e il completamento delle opere pubbliche, e quella era sicuramente una strada maestra. Evidentemente l'interlocuzione principale mancò, quella con la regione siciliana, perché un accordo del programma quadro che non vede una cabina di regia fortemente centrata nella persona
persona del Presidente della Regione e del Governo della Regione, evidentemente è destinata ad avere le gambe assolutamente corte. E abbiamo perso una grande occasione anche nel patto per il Sud, perché è vero che a spizzichi e bocconi questi territori sono stati ampiamente rappresentati, ma a mio avviso proprio con una cabina di regia più ampia a livello regionale, con un rapporto migliore con il governo della regione, si poteva a mio avviso avviare a definizione una serie di problematiche che ahimè restano ancora aperte. Ma fra tutte, ad esempio, la cosiddetta cattedrale di San Luca di Sicilia, che seppur oggi conservata da un pericolo di crollo imminente con una serie di interventi che sono stati fatti, è ancora lì sull'alto di quella collina a ricordare evidentemente le inefficienze non soltanto dello Stato ma anche le nostre personali inefficienze. In ultimo, Presidente, senatore Bellafiore, io condivido pienamente una ricostruzione senza una rinascita dal punto di vista economico e sociale non ha senso, perché altrimenti andremmo a continuare a costruire città sarcofago, città chiuse, senza vita, senza vita. Però anche lì noi abbiamo il dovere, Nicola, di andare a ripensare la questione, perché 50 anni fa, 49 anni fa, alcune problematiche potevano essere poste in una certa maniera, cioè, e allora si pensava a una rinascita industriale, una rinascita economica basata sui finanziamenti pubblici, quant'altro, eccetera. Oggi invece, con i tempi assolutamente diversi, l'approccio deve essere totalmente diverso ed è un approccio che deve vedere non soltanto lo Stato partecipe, la Regione partecipe, ma come soggetto erogatore, ma che deve vedere invece soprattutto il cittadino, l'impresa, le categorie professionali, gli ordini professionali, che deve vedere gli enti locali partecipi di questa, non solo partecipi, ma soprattutto protagonisti di questa rinascita. Oggi dobbiamo avere un approccio completamente diverso sul tema, su queste questioni, perché ricordiamoci, non sempre un contributo a fondo perduto rappresenta la soluzione del problema. Io tempo fa a un convegno con operatori turistici sostenni che se fossi stato responsabile della spesa pubblica nel settore turistico avrei tolto tutti gli incentivi alle iniziative turistiche e tutte le risorse le avrei allocate soltanto su una voce. Un contributo straordinario di enorme portata soprattutto nei mesi invernali, nei cosiddetti mesi morti, perché in estate comunque le persone in Sicilia arrivano ad Etlano, alle compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, vincolando un contributo al flusso notevole, continuo, al flusso praticamente di turisti che portavano qui durante il periodo invernale, perché quando a Trapani e all'aeroporto di Birgi arrivano 100 aerei con pieni e portano sul territorio 15.000-20.000 persone a settimana, abbiamo 20.000 persone che comunque girano nella Sicilia occidentale, che portano economia vera, che creano indotto. Chiudendo questo aspetto, però, non posso esimermi da dare qualche informazione sui temi del convegno, i temi del convegno che riguardavano protezione civile e rischio sismico. Intanto, il primo problema oggi che è stato individuato giustamente è il concetto di prevenzione, perché non dobbiamo dimenticare che il primo compito della protezione civile è la tutela e la salvaguardia della vita umana, perché poi alla fine la protezione civile, che in Italia abbiamo utilizzato egregiamente, ma talvolta l'abbiamo utilizzata un po', non dico a sproposito, ma ampliando nei settori della competenza, il primo compito fondamentale, il primo interesse fondamentale parte dalla tutela e dalla salvaguardia della vita umana. E quando parliamo di protezione civile, quando parliamo di approccio al rischio sismico, soprattutto quando parliamo di prevenzione, dobbiamo capire che la protezione si divide in due grandi compiti, in due grandi settori: la cosiddetta prevenzione strutturale, che non è compito della protezione civile, è compito di altri soggetti. E qui il direttore Foti lo sa benissimo, c'è la tendenza per carenza degli altri soggetti a caricare e sovraccaricare la protezione civile anche della cosiddetta prevenzione strutturale.
Questo magari può essere un riconoscimento delle capacità e della bravura del singolo dirigente, del singolo funzionario, delle capacità della protezione civile, però di fatto spesso provo un danno, perché sovraccaricare un dipartimento di compiti non propri evidentemente fa perdere di vista l'obiettivo. Il compito principale della protezione civile è quella che viene chiamata e definita oggi prevenzione non strutturale, e per prevenzione non strutturale si intendono tutte quelle iniziative che partono da che cosa? Per prima cosa dalla informazione, dalla corretta informazione sia degli enti preposti, degli enti locali, delle amministrazioni, ma anche dei singoli cittadini, e sicuramente soprattutto quello che noi dobbiamo fare per guadagnare il tempo perduto è cercare di recuperare questa mentalità che il popolo italiano e il popolo civile in particolare non ha mai avuto. Cioè l'idea che comunque bisogna essere informati, bisogna essere preparati, bisogna essere pronti, bisogna essere soprattutto disponibili, perché almeno metà dei guasti che si verificano possono essere anche eliminati da una corretta prevenzione e da una corretta informazione. Qualche informazione volevo anche darla sull'idea che ha la politica della protezione civile. Noi siamo convinti che la protezione civile in Italia è chiaramente all'avanguardia rispetto a altri paesi, ma siamo arrivati appunto per dover operare una sorta di restyling rispetto all'impianto normativo. C'è una proposta di legge, tra l'altro al Senato, incardinata nella mia commissione, oltre che nella commissione affari costituzionali, per una riforma della protezione civile nazionale. Questa riforma della protezione civile nazionale tende sostanzialmente a che cosa? A rendere lo strumento assolutamente più agevole e più snello, rendendo più operativa quella che è la linea di comando, ma soprattutto tende ad omogeneizzare sull'intero territorio nazionale le procedure. Perché una delle questioni e uno dei limiti che spesso si sono verificati e si verificano nel nostro Paese è, rispetto all'impianto normativo nazionale, puoi trovare 20 declinazioni diverse sul territorio nazionale. Siccome siamo convinti che la tutela e la salvaguardia della vita umana e il corretto funzionamento della protezione civile dipendono da, rispondono e corrispondono a un interesse strategico nazionale, siamo convinti che evidentemente non è comprimere o voler comprimere le competenze delle singole regioni, ma che una regia unica e sicuramente una declinazione unica delle problematiche può essere assolutamente più utile. Infine due informazioni. Noi già qualcosa l'abbiamo fatto a livello nazionale quando nel 2003, a seguito di un terremoto in Puglia, mi pare che quello del 2002, si andò a individuare il fondo di interventi straordinari istituito presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, e attraverso questo fondo si andò a capire che bisognava fare una sorta di anagrafe, una sorta di verifica dello stato dell'arte degli edifici strategici, degli edifici rilevanti per l'interesse nazionale, e si andò così a fare una sorta di mappatura su tutto il territorio nazionale di circa 2300 verifiche. A seguito di questo intervento si sono operati tutta una serie di interventi, soprattutto nell'edilizia pubblica, credo che 250 interventi siano stati già completati, e si andò ad individuare, questo a sua volta dopo il terremoto dell'Aquila, perché le esperienze negative servono poi ad agire in positivo, individuando un piano nazionale per il rischio sismico del 2009 che doveva avere una durata di 6 anni, che si conclude proprio nel 2016, con allocando nel 2009 1 miliardo di euro di risorse, 990 milioni, quindi insomma di circa 1 miliardo. Questi soldi sono stati in gran parte spesi, non ci sono ancora interventi in itinere, ma chiaramente questi interventi a che cosa sono serviti e che cosa è servito questo piano nazionale da 1 miliardo di euro? Intanto a capire e a comprendere qual è lo stato dell'arte nel nostro Paese. Siamo convinti che questo 1 miliardo è già impegnato, in parte già speso, corrisponde all'incirca che cosa? All'1% di quello che è il fabbisogno nazionale. Quindi se è speso 1 miliardo, dall'oggi al domani ne necessiterebbero per mettere in sicurezza non tutto il territorio, non tutti gli edifici privati,
ma per mettere in sicurezza gli edifici strategici e gli edifici rilevanti almeno 100 miliardi di euro. Questo per dare l'idea della rilevanza della problematica. Così come l'idea del governo di lanciare la progettualità che viene definita Casa Italia è proprio questo, cioè quello di trovare un sistema, trovare delle risorse utilizzando anche la leva fiscale che possa consentire al pubblico per il pubblico, al privato per il privato di poter interagire, partendo dall'idea evidentemente che il terremoto è una disgrazia imprevedibile ma è un fenomeno naturale che è imprescindibile nella storia geologica del nostro pianeta, ma farsi trovare ben preparati, soprattutto in alcune zone che sono predisposte, mettere in sicurezza gli edifici, mettendoli bene, questo aprirebbe poi un altro file, perché poi abbiamo visto bene che molto spesso anche lì ci sarebbe molto da dire, evidentemente rappresenta, non dico l'eliminazione totale del problema, l'eliminazione totale del rischio, ma comunque un grosso passo in avanti. Poi, io addio, formazione e informazione rappresentano anche una parte importantissima della strategia e anche lì dobbiamo riconoscere che l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia in Italia dell'italiano rappresenta una sorta di unicum a livello nazionale, questo per la grande tradizione di questo istituto, ma anche perché noi abbiamo tra le nostre fortune o sfortune una peculiarità tutta italiana alla quale non pensiamo, abbiamo gli unici due vulcani che funzionano, che sono attivi per tutta Europa, a eccezione dell'Islanda, questi sono forse tre, bene, diceva Massimo. Cioè, va bene, il Vesuvio, bene, insomma, io mi riferivo ai nostri siciliani, e questo evidentemente ci dà la possibilità di una verifica, di uno studio, di una ricerca bene continua a cui il nostro paese si è applicata e oggi quindi abbiamo gli strumenti. Evidentemente il ruolo dei Grand Service plaudo all'iniziativa di questo genere, è sicuramente un ruolo importante, perché oggi il Club Service non è più su una sorta di circolo esclusivo come lo poteva essere 40 anni, 50 anni fa, ma rappresenta una leva fondamentale della società proprio perché tende a portare le problematiche del territorio e le problematiche della società in maniera bene più diffusa, estendendo e quindi avvicinando istituzioni ai corpi sociali e quindi dando le possibilità di accrescere quel bagaglio di formazione e informazioni che oggi rappresenta la premessa di un vivere civile e che nel caso specifico può essere assolutamente utile, non per eliminare ma proprio per avere un nuovo approccio al rischio sismico e soprattutto per interagire meglio nelle questioni emergenziali e soprattutto in materia di protezione civile. Grazie senatore, abbiamo rispettato la tabella di marcia, ne ha decisa, e quindi la ringrazio per questo suo intervento e la sua presenza costante su questo nostro territorio e per le problematiche che il territorio stesso ha da sempre enunciato e denunciato a gran voce, la situazione portavoce, voglio dire, di tutto rilievo, e nonostante le difficoltà che lei prima faceva riferimento proprio su alcune questioni che ho vissuto in prima persona assieme a lei, ma che voglio dire oggi riteniamo essere un po' più affievolite rispetto al fatto che stiamo cercando pian piano di far comprendere meglio qual è oggi la condizione e a cosa noi ci riferiamo. Mi trovo pienamente d'accordo a questo nuovo approccio, lo abbiamo anche deliberato ampiamente, e quindi è su questo nuovo approccio, su questa modalità di contrattazione, se così vogliamo definire, che ci vogliamo poi confrontare successivamente, avremo anche l'opportunità di farlo durante la conversione in legge di questo mille proroghe che già il governo stesso ha aperto a aspetti di carattere finanziario, e perché no anche per altri momenti che potrebbero oggi per noi essere fondamentali, importanti, e rispetto anche agli strumenti a cui prima si faceva riferimento. Noi abbiamo così un GAL e così intuito, no? Mettendo ancora al di là dell'ostacolo, un'aggregazione che guarda a questi comuni, a creare uno strumento idoneo per questi comuni per poter utilizzare al meglio quelle che sono state opportunità sprecate nel passato, ma che oggi ci vedono tutti quanti attenti a quelle che sono le possibilità di rilancio del territorio stesso e delle attività produttive in esso contenute. Passo la parola per i saluti finali al dottore Calatonna, che è assistente del governatore Rotary del distretto per il 10 Sicilia. Panda. Grazie,
sindaco Catania, io avevo preso degli appunti parecchi, però tenuto conto dell'ora che si è protratta, cerco di essere il più conciso possibile. Mi è d'obbligo portare i saluti del nostro governatore, Nunzio Scipile, e della signora Antonella. Ho parlato poco fa col presidente, ho detto che il nostro governatore è impegnato a Crotone per un protocollo d'intesa con altri 5 distretti, non solo italiani, ma del bacino del Mediterraneo, perché il Rotary si sta occupando della questione libica, si sta occupando di tutte le problematiche, problematiche gravi che per ora attanagliano tutto il bacino del Mediterraneo. Vorrei ringraziarvi uno per uno, ringrazio il presidente Adriano Parisi, ringrazio il sindaco Nicolo Catania, ringrazio il senatore Vito Bellafiore che non vedevo da tantissimo tempo onestamente, e l'ingegnere Madonia, l'ingegnere Foti, Pino Di Sclafani, il senatore Marinello, e ringrazio tutti i rotariani e le autorità rotariane presenti. E vorrei puntualizzare una cosa: la mia veste oggi è semplicemente di rappresentante del governatore, ma il mestiere che faccio, io faccio l'architetto per chi non mi conosce e mi occupo in particolare di restauro, mi avevano messo nelle condizioni di sforare, diciamo, dal ruolo istituzionale rotariano che ho oggi per andare su un ruolo professionale. Cercherò di evitare perché il discorso sarebbe lungo e abbiamo il tempo, insomma, tiranno e non possiamo andare avanti oltre tanto. Io rivedevo, mi volevo soffermare su una frase che ha detto il senatore Marinello riguardo al Rotary che è cambiato, ed è vero, il Rotary è cambiato, però il Rotary non sarebbe stato sempre un service. Il servizio Rotary l'ha sempre fatto nel territorio e oltre il territorio di appartenenza. Il problema che ha avuto il Rotary nel passato è stato quello che ha pubblicizzato poco tutte le attività che ha fatto. Oggi abbiamo a disposizione i mezzi di comunicazione di massa, che sono tanti e che ci mettono le condizioni di farci conoscere adeguatamente, a fare conoscere le nostre attività. Noi ci poniamo al servizio delle collettività, al servizio del territorio. Noi come rotariani, io anche come professionista, ma ci sono ad esempio un mondo riguardo al Belice, ad esempio, al Belice, un mondo di persone che hanno dato un servizio eccezionale a questa terra e che continuano a darlo. Vorrei menzionare nuovamente il senatore Bellafiore, che tanto ha fatto per il Belice. Vorrei menzionare Ludovico Corrao, che non c'è più e che tanto ha dato per il Belice. Vorrei menzionare Giuseppe Cascio Favara, che altrettanto ha fatto delle battaglie a fianco al senatore Bellafiore, al sindaco di Vitarrenda, a Vincenzino Culicchia, che non c'è più. Quindi tante persone che ognuno ha dato un piccolo grande contributo a questo territorio. Io nel 98 mi trovai ad essere consulente a Salemi dell'assessore all'urbanistica e ho avuto l'onore di ricevere una commissione parlamentare per il Belice. O Belice, come dice qualcuno, c'è questa diatriba. E onestamente nel 98 si parlava che nel giro di 5 anni si sarebbe conclusa la ricostruzione in questo territorio e si sarebbero innescati meccanismi di sviluppo, eccetera, eccetera. Sono passati 12-13 anni, siamo al 18 anni e siamo quasi ai 50 anni del Belice e si continua ancora a parlare di questo famoso sviluppo del Belice. Ovviamente l'impegno di tutti non deve mancare nel cercare di festeggiare non un altro anno nuovamente parlando degli obiettivi che si devono raggiungere, ma di concretizzare questi obiettivi che verranno raggiunti. Ognuno farà la sua parte. Il Rotary
a servizio di questo territorio farà e fa la sua parte. Il presidente di Partanna si è fatto promotore assieme al sindaco di questa manifestazione oggi. È importante sapere che il Rotary è vicino alla collettività partannese, vive nel territorio partannese e si realizza nel territorio partannese come club. Poi ognuno nei nostri club, nelle nostre aree, nel nostro distretto, ognuno faremo la nostra parte, perché siamo vocati a questo e questa è la nostra attività. Quindi io auguro a questo sindaco, che è il promotore, la punta, diciamo, di diamante di questa organizzazione per quanto riguarda la ricostruzione, la conclusione della ricostruzione del Belice, tanti successi. Auguro al presidente di Partanna altrettanti successi, auguro a questo Rotary, a questo neonato club di continuare a crescere con te. Grazie. Grazie per i saluti, penso che possiamo chiudere. Ringraziando tutti quanti per la presenza in questo interessante momento. Grazie ancora.